Si vede? Sì, perfetto! Bella ragazzi, qui Dido, oggi è sabato e quindi arriva un nuovo vlog. Allora ragazzi, il vlog di oggi, visto? Avrà i tagli, perché voglio inserire qualcosa di random, tipo questo. Semplicemente per il fatto che non ci sono tantissime news della settimana, non ci sono tantissime cose di cui parlare, non ci sono delle grandi novità che vi voglio dire, quindi ho bisogno di cose tipo questa. Giusto per riempire un po' i buchi o per aumentare la durata del video, se no vi direi solo ciao. Grazie. Ho una bottiglia vicino. Topolino. Incominciamo come al solito con il recap dei video della settimana. Allora, dovrei essere riuscito questa settimana a caricare 2 video al giorno. Se qualche volta non ce l'ho fatta, ma non mi sembra, però, se qualche volta non ce l'ho fatta, sapete, università o cose così, comunque 2 video al giorno sono sempre la base, quindi cercherò di mantenerli sempre 2 al giorno. Anche oggi sono 2, domani sono 2, per sempre saranno 2 al giorno, quindi gioite e fatevi il bagno nelle fontane. Poi, a parte questo, quindi, i video invece in precisione che sono stati caricati in settimana, di importante è avvenuto che abbiamo incominciato Spooky House of Jump Scare. Abbiamo incominciato Haunting Ground e abbiamo finito Rule of Rose. Grazie mille per tutto il feedback che avete dato a tutta la serie di Rule of Rose. Grazie mille perché avete fatto tantissime teorie, tantissimi gomblotti. Avete scritto tantissime volte quello che pensavate, tantissimi vostri pensieri, tantissime vostre supposizioni, speculazioni sulla trama. Insomma, vi siete appassionati un sacco alla serie, quindi grazie mille. Si è visto anche nel finale un sacco di gente rimasta entusiasta del gioco, mi ha ringraziato per averlo portato, ha detto che è stata la miglior serie del canale di tutti i tempi, quindi grazie, semplicemente grazie, perché è stato un let's play vincente, davvero vincente, vi è piaciuto per davvero e questa cosa mi ha reso davvero un sacco felice. Quindi grazie mille. Spero che anche i nuovi let's play, da quelli nuovi in poi, vi prendano tanto. Frambao vi ha preso tanto, Rule of Rose vi ha preso tantissimo, Spooky House of Jump, Spooky House of Jumpscare ha fatto un boom di visite e di like, quindi grazie mille. E anche Haunting Ground sta venendo apprezzato un sacco. Quindi, come mi avete scritto voi in molti, le serie che sto facendo in questo periodo sono molto azzeccate, quindi meno male ragazzi, grazie mille, perché sto riuscendo a beccare i giochi che vi interessano, che vi piacciono, comunque a renderveli belli, a renderveli divertenti. Quindi sono davvero un sacco contento per questa cosa, per come le cose stiano andando, quindi grazie mille. La Dido Family sta diventando, ed è diventata, e lo sta diventando sempre di più ogni giorno che passa, esattamente il gruppo che volevo, esattamente, ovvero gente che dialoga fra loro. Lo so che l'ho già dette queste cose, ma le voglio ripetere perché per me sono importanti, molto importanti, perché c'è gente che dialoga fra di loro, gente che si conosce, voi che postate meme, voi che postate gif, non so come si pronunci, ma davvero tante, fra l'altro arrivano un sacco di meme al giorno su Dido Family, e anche negli ultimi periodi negli ultimi periodi anche GIF. Grazie mille ragazzi, grazie davvero, Madonna. Grazie mille davvero ragazzi, perché è qualcosa di stupendo vedere tutta questa partecipazione. Non avete idea di quanto mi renda felice, di quanto mi facciano ridere ogni meme, ogni GIF e ogni stato anche che mettete sulla Dido Family, perché molte volte anche i vostri stati sono simpatici, a volte chiedete cose, a volte parlate fra di voi, a volte mettete cose simpatiche, quindi davvero ragazzi, io non so come ringraziarvi, grazie per la Dido Family, perché è un gruppo stupendo. Chi non ci fosse ancora dentro, link in descrizione. Alla fine, quindi, le cose importanti da dire in questo vlog le ho dette, fa parlare un po' dei video, ringraziarvi un po' per il grande supporto che stanno ricevendo i video e ringraziarvi per il grande supporto, la grande partecipazione che sta avendo la Dido Family. Non c'è tantissimo altro da dire, se non che il video della vostra sorpresa arriverà settimana prossima, questa settimana che viene adesso, quindi state tranquilli, ormai è ufficiale, anche perché l'ho già montato, devo solo caricarlo, quindi non mi costa niente, e il video di Frambao invece devo ancora farlo. Quindi il video spiegazione di Frambao dovrebbe arrivare questa settimana, se non arriva questa settimana mi picchio, mi metto la Kira in faccia, faccio uscire le unghie e mi graffio, ok? Mi molesto la vita. Quindi riuscirò a mettere sia la sorpresa sia Frambao questa settimana, state tranquilli.
Detto questo, direi che ci possiamo fermare qui, Topolino. Grazie mille per la visione, ci vediamo al prossimo vlog, quindi lasciate un mi piace, commentate, ciao!